Alberante sapeva dell'attentato di Petiano dal 7 ottobre 1972, perché gliel'aveva riferito Pino Raute. Gliel'aveva detto? Gliel'aveva riferito Pino Raute. Pino Raute. E le aveva detto che l'avevate fatto voi. Sì, tutto. E sapeva quindi della responsabilità di Carlo Cicuttini come telefonista. Carlo Cicuttini era segretario del Movimento Sociale Italiano di Manzano del Friuli. A quel punto, dato che il Movimento Sociale Italiano all'epoca e per tanti anni ha raccolto i voti di gran parte degli appartenenti ai corpi di polizia, se c'è un partito che raccoglieva i voti di agenti di polizia, carabinieri, guardie di finanza, insomma i corpi, diciamo così, era il Movimento Sociale Italiano. Alberante manda 35.000 euro a Carlo Cicuttini per operarsi le corde vocali. Quelle 35.000, cioè 35.000, 35 milioni, mi confondo con l'euro. Quei 35 milioni però non arrivano a Carlo Cicuttini perché se li ruba il suo avvocato difensore, che non è esponente questo associato italiano di Gorizia. Yeah. Di Gorizia. Ma Alberante li fa avere tramite lui, che è l'avvocato di fiducia a quel punto, e l'avvocato invece se li testa in un conto corrente senza mai farli preparare a Cicuttini. Ma attenzione, questa faccenda diventa un elemento di ricatto nei confronti di Alberante. Quando nasce la frattura, che secondo Pisanò, un formato venne deciso fra Amintore Fanfani e Licio Gelli a casa di Fanfani ad Arezzo, questo diviene prima era un elemento di ricatto, poi diviene un elemento di discredito nei confronti di Giorgio Almirante. Cioè, Democrazia Nazionale pensa che screditando Almirante, indicandolo pubblicamente sul piano giudiziario come finanziatore di Carlo Cicuttini, che aveva partecipato all'attentato nel quale erano morti tre carabinieri, il Movimento Sociale Italiano avrebbe potuto perdere migliaia di voti che sarebbero confluite su Democrazia Nazionale. Questa operazione porta la firma del generale Giuseppe Santovito, direttore del SIP, iscritto alla Loggia P2. Di Mario Tedeschi, perché il fatto è che il generale Santovito nel novembre del 78 passa alla magistratura veneziana le note informative e la lista dei testimoni, sono tutti di Democrazia Nazionale. E soprattutto c'è l'ordine, il consenso preventivo del Presidente del Consiglio Giulio Andreotti. Quindi Andreotti, Santovito, Mario Tedeschi, un'operazione politica, la riapertura dell'inchiesta, delle indagini non ha niente a che vedere con giustizia, è un'azione politica che deve favorire il fratello Mario Tedeschi. Deve favorire? Il fratello massonico Mario Tedeschi. Tant'è che il servizio segreto militare, per la prima che io sappia, unica volta, agisce come un organismo di polizia giudiziaria, cioè dà personalmente, trasmette alla magistratura note informative in nome del testimone, cosa mai fatta, perché il segreto militare si avvale dall'arma dei carabinieri per questo tipo di operazione, non compare mai in prima persona. Vinci Guerra, mi scusi, la posso fermare un secondo? Prego. Perché per ricostruire esattamente ai giudici. Lei quindi ha parlato di Mario Tedeschi, direttore del Borghese, e poi ha parlato di Democrazia Nazionale. Allora, spieghi alla Corte, perché forse il passaggio a loro non è chiaro. Mario Tedeschi, che prima era dell'MSI, in quegli anni fonda Democrazia Nazionale. Mario Tedeschi era senatore del Movimento Sociale Italiano, quindi insieme a un gruppo di persone autorevoli del partito chiede a Giorgio Almirante, questa è la realtà, di rinunciare alla simbologia fascista che unisse i suoi militanti, i suoi dirigenti, i slogan, camicie nere, i saluti romani. Tedeschi dice, ora basta, siamo destra, dobbiamo fare una destra priva da questi riferimenti nostalgici al passato regime. E quindi fa Democrazia. Ma lì si scontra, perché Almirante, facendo così, teme di perdere voti. Bene, quindi fonda Democrazia Nazionale. Quindi la frattura diviene insanabile e viene fondata Democrazia Nazionale. Grazie mille. Con i finanziamenti anche del piduista Silvio Berlusconi.
i finanziamenti del piduista Silvio Berlusconi. È una manovra piduista, e questo, guardi, glielo posso garantire anche per esperienza personale in Argentina. Comunque, a parte questo, la riapertura dell'indagine viene di quale perché... processo? La riapertura dell'indagine del processo di Peteano? Assolutamente, il dato di Peteano viene praticamente attuata in vista delle elezioni politiche del giugno del 79. Infatti, la prima nota informativa accusa Carlo Cicottini come telefonista. Due mesi dopo, la nota informativa accusa Almirante di averlo finanziato. Badi bene che all'operazione si rifiuta di partecipare all'arma dei carabinieri. Badi bene che il generale Giuseppe Santovito è l'uomo di Giulio Andreotti. Senza il consenso del Presidente del Consiglio, da cui dipendeva di Sirme, l'operazione non si sarebbe fatta. Il tutto per favorire Mario Tedeschi e la sua formazione politica. Mi dispiace che Giuseppe ha parlato, lo storico italiano che ha scritto un libro sulla democrazia nazionale, non ha avuto il coraggio di parlare di questa responsabilità piduista e di Giulio Andreotti.